Un antico organo abbarbicato sulle scale dell'ampio palcoscenico non solo rimanda il nostro viaggio indietro di un secolo e più, rappresentando esso uno strumento musicale che ha accompagnato dalle origini la storia del teatro. L'organo ci ricorda anche che un teatro è sì monumento, ma è anche musica e arte. Così le sue note rimbalzano sul palcoscenico e nell'ampia sala, e i muri le accolgono volentieri, soavemente le trattengono, perché ad esse sono così indissolubilmente legate. Ed erano proprio così i muri del teatro, con queste tinte decise e squillanti, il bianco e l'oro della sala, proprio così come è ora, grazie al recente e opportuno intervento voluto dall'amministrazione dei teatri. Con il passare degli anni l'aspetto del teatro era divenuto diverso. Stratificazioni successive, dovute a interventi arbitrari in epoche differenti, ce lo avevano consegnato così, come per l'ultima volta lo hanno visto gli spettatori presenti la sera del 7 giugno 1999. Ma ritorniamo alle origini. Un teatro può nascere per molteplici motivi, a volte anche grazie al caso, o addirittura a una sventura. Furono decine i teatri distrutti da incendi nei primi decenni dell'Ottocento. Tra questi, il vecchio teatro della Cittadella, luogo teatrale principe della città, che celebrò col deleterio ingresso del fuoco gli oltre 100 anni di vita in una notte dell'aprile 1851. Nacque così, in quell'aprile 1851, l'idea di costruire un nuovo teatro. Senza il podestà Carlo Ritorni, il municipale non sarebbe mai nato. Ritorni, più che un amministratore, era un bizzarro ed estroverso uomo di cultura, denso di fantasia, scrittore, giornalista e critico d'arte, sommamente amante della musica. Un altro artefice del nuovo teatro fu l'architetto Cesare Costa, il progettista. Costa puntò subito sull'area ove ancora sorgevano parti di mura della vecchia cittadella, un fortilizio edificato nel 300 dai Gonzaga, che occupava largo spazio degli attuali giardini pubblici. L'idea era quella di costruire il nuovo edificio sul lato opposto rispetto ai 700 portici della Trinità, purtroppo abbattuti e sostituiti con l'attuale isolato San Rocco, e in faccia a Piazza d'Armi affinché, come egli stesso scrisse, si possa scorgere subito il teatro appena entrati nella piazza. Egli pensò di costruire un teatro monumento, un emblema della città, un'occasione di espressione artistica di tutte le migliori sue energie. La grande fabbrica impiegò fino al 1857 per produrre il suo gioiello. Il municipale divenne il monumento artistico laico, come la Ghiara era divenuto il monumento artistico religioso. Entrambi rappresentano emblemi della città che fortissimamente s'adoperò per realizzarli. Tutti vollero il teatro? Beh, tutti proprio no. C'era chi contestava l'eccessiva spesa in rapporto ai gravissimi e tutt'altro che risolti problemi cittadini. Com'era Reggio in quella metà dell'Ottocento? La città contava solo 18.000 abitanti. Nel 57 in tutto il comune ve n'erano 40.000. Nel 53 c'era stata una grande carestia, 2 anni dopo addirittura il colera. Eppure quella fabbrica del teatro consentì d'alleviare un poco la disoccupazione e fu ben accolta dai reggiani, sicché a teatro ultimato l'orgoglio e il vanto furono generali, anche perché a Modena, città del duca, il loro teatro se l'erano fatti 16 anni prima. Il teatro, non dimentichiamolo, nacque come teatro d'opera e la sera della sua inaugurazione venne rappresentata un'opera scritta per l'occasione dal musicista reggiano Achille Peri, a cui Reggio dedicherà nel dopoguerra il suo liceo musicale, e cioè il Vittore Pisani. Nel cartellone figurava anche il Simon Boccanegra di Giuseppe Verdi. Il grande maestro fu personalmente presente alle prove e alla rappresentazione della sua opera di recente composizione, alloggiando alla locanda il cavalletto e aggiungendo all'opera una nuova scena nel primo atto. La sera del 21 aprile 1857, quella sera, il teatro illuminato con la modernissima tecnica del gas dovette apparire più o meno così. La mondanità aveva le sue regole e così pure la vita del teatro. Aperto quasi tutto l'anno, esso doveva conciliare impegno, disimpegno e divertimento.
opera, sala da gioco, trattoria e caffè erano racchiusi nel teatro ottocentesco che rappresentava per la città l'unico suo momento di socializzazione. La facciata principale, posta a mezzodì, scrive Cesare Costa, è distinta in due parti. L'inferiore è formata da un portico d'ordine dorico con 12 colonne e due pilastri di granito bianco. Ai lati, i 13 intercolumni hanno due arcate più larghe. Ringraziamo per la precisazione Costa e notiamo come sotto il portico anteriore s'aprono 5 porte ad arco più 4 rettangolari. Sembrano troppe. E invece ricordiamo come due di esse fossero originariamente, e fino a qualche decennio fa, l'ingresso del caffè. Ricordiamo quel vecchio caffè Cibotto, appuntamento fisso per appassionati col culto dell'acuto e del grappino. I medaglioni, fra gli archi, opera dello scultore reggiano Paolo Aleotti, rappresentano Menandro, Sofocle, Euripide e Aristofane. Nelle decorazioni si segue un rigido programma. Nel peristilio sono raffigurate le glorie del teatro greco, nel vestibolo quelle del teatro romano e nel resto quelle del teatro italiano. Dal colonnato si entra immediatamente nel vestibolo a pianta rettangolare. Nei bassorilievi laterali i medaglioni di Plauto e Terenzio. L'anonimo giornalista della inaugurazione annota: l'atrio è meraviglioso. Chi lo contempla nell'insieme e nelle parti ammira sempre nuove bellezze. Baccanti e silfi dai colori vivaci centrano in pieno la corrente innovativa che proprio in quegli anni inizia a percorrere l'Europa, l'Art Nouveau. I dipinti sono di Giuseppe Ugolini e Girolamo Magnani e testimoniano il desiderio di Reggio di entrare nel novero delle capitali della cultura. Ancora il cronista dell'epoca descrive le porte d'accesso alla sala: splendide, dorate, così belle che la duchessa di Parma ordinò di copiarle per l'ingresso della sala del suo teatro. Sulla sinistra dell'atrio, un ampio corridoio dava accesso ai locali dell'antico caffè, che oggi ospitano l'archivio, la biblioteca e la fonoteca del teatro aperti al pubblico. Apriamo dunque quella porta che fece invidia alla duchessa di Parma e oggi, e siamo nel novembre del 1999, riviviamo in una specie di seconda rinascita ciò che vide la cittadinanza di Reggio nel lontano 1857. La sala è a ferro di cavallo, come si diceva ai teatri ottocenteschi, contrariamente a quelli seicenteschi, le cui sale erano a U. L'attuale aspetto luminoso è il risultato di 5 frenetici mesi di restauro nel corso dell'estate 1999, perché, come si dice, lo spettacolo deve continuare. Un tempo record dovuto all'impiego simultaneo di varie squadre di specialisti. Spettacolari ponteggi hanno consentito di intervenire contemporaneamente su tutta la superficie della sala per dissolvere le sovrapposizioni di colore ed evidenziare la tinta originaria. Decoratori, stuccatori, doratori, tappezzieri hanno ripristinato i fregi e gli stucchi, rinnovato l'arredo e la tappezzeria dei palchi. Il sovrapporsi di impropri interventi di manutenzione, volti a occultare i materiali originari più che a restaurarli, ci aveva consegnato la sala dipinta con una vernice sintetica, risalente agli anni 70, di tonalità grigiastra. Un esame stratigrafico ha permesso di evidenziare altre ridipinture dovute a interventi succedutisi a partire dalla fine dell'Ottocento e al di sotto di queste dello strato originale di marmorino lucido in buono stato di conservazione. Il marmorino originale, oggi recuperato, imita un marmo bianco pienamente corrispondente al gusto tardo neoclassico che impronta tutto l'intervento decorativo interno del teatro. I lavori di restauro hanno interessato anche la grande volta con il recupero di alcune cromie originali. Una parte non meno consistente dell'intervento ha preso in considerazione i 4 ordini di palchi e la galleria. Le operazioni hanno interessato la sostituzione dei rivestimenti con la riproposizione di disegni e cromie riprese dalla tappezzeria originale.
Altre operazioni di carattere conservativo hanno riguardato le cornici dorate, il soffitto dipinto, le divisorie e i pavimenti. E puntualmente, con l'apertura della stagione teatrale d'autunno 99, il rinnovato teatro municipale riapre le porte. I quattro ordini di palchi più il loggione incorniciano il vivace soffitto dipinto dal reggiano Domenico Pellizzi. Le allegorie circoscritte in quattro grandi medaglioni rappresentano il melodramma, la commedia, la tragedia e la coreografia. Il loggione, nei teatri ottocenteschi, testimoniava finalmente l'ingresso di un pubblico popolare, in un tempio fino ad allora monopolio esclusivo dell'élite aristocratica. Mentre il palco era il luogo per eccellenza dei ceti benestanti, era l'occasione più rinomata della loro espressione mondana. Vi si consumavano commenti, ma soprattutto ammiccamenti, magari allusivamente manifestati dietro uno sguardo apparentemente distaccato e nascosto da un dorato binocolo. Dominano la sala il grande orologio e il maestoso lampadario, o astrolampo. Le opere di pulizia e manutenzione del lampadario vengono ancora oggi eseguite con quegli antichi macchinari che si intuiscono nascosti e che non poco hanno contribuito ad alimentare il fascino e il mistero dei grandi teatri. Sopra la sala dell'astrolampo è situata, proprio alla sommità del teatro, la cosiddetta Sala dei Pittori. Fin dalle origini questa sala è servita proprio per i pittori che dipingevano le tele per gli spettacoli e che venivano poi calate nel magazzino sottostante attraverso una fessura praticata in aderenza al muro. E da qui venivano poi ulteriormente fatte scendere in palcoscenico, un efficace sistema tuttora in uso e utilizzato per la realizzazione del terzo sipario d'epoca moderna. Recentemente sono state restaurate anche le statue esterne del teatro, opera di un gruppo di scultori reggiani ed emiliani, coordinati da Bernardino Catellani. Le 14 statue del fronte anteriore portano al centro l'istruzione e il diletto. Ai lati, la virtù e i vizi, perché l'arte teatrale mostra le azioni degli uomini. Ora quelle onorate, ora quelle infami. Sicché quelle amiamo, e da queste aborriamo. Sul lato sinistro, tre statue raffigurano il silenzio, la curiosità e il rimorso, mentre sul lato destro, la pittura, il pudore e la moderazione. Altre quattro allegorie sono collocate sulla terrazza di destra e altrettante su quella di sinistra. Se il teatro era un luogo da frequentare, a prescindere dallo spettacolo, non poteva certo mancare il suo ridotto, e cioè il luogo dei benestanti, per le loro feste e cerimonie, provvisto di sala da gioco e anche di sala per il ballo. Da tre decenni il ridotto è stato riconsegnato all'uso pubblico, e così possiamo usufruire di varie sale di diverse grandezze. La sala ottagonale, la contigua sala degli specchi che si affaccia sulla sottostante piazza, e la sala rossa.